15 maggio 2011, campionato di Lega Pro Prima Divisione. Allo stadio Cirio Vigorito si affrontano Benevento e Juve Stabia. Gara valevole per la 17ª giornata del girone di ritorno, ultima della regular season. Alla Juve Stabia non riesce l'impresa di vincere a Benevento e in virtù della vittoria ottenuta dal Taranto sul proprio campo contro il Viareggio si classifica al quinto posto. In semifinale playoff quindi le Vespe affronteranno il Benevento. Mister Isetto, che dirige la squadra a posto lo squalificato Braglia, per lui seconda e ultima giornata lontano dalla panchina, risparmia Cazzola diffidato, ma è costretto ad utilizzare Corona a causa dell'infortunio dell'ultimo momento di Bagogo. Dal primo minuto si rivede Peter Risi. Solito modulo 3-4-3 per la Juve Stabia. Il Benevento di Mister Calderisi fa debuttare in prima squadra diversi elementi da Berretti per preservare i propri calciatori diffidati e quindi a rischio squalifica. Il modulo scelto è il 4-2-3-1 con Evacuo unica punta centrale. Comincia la partita, la Juve Stabia inizia subito l'attacco, al sesto cross di Albadoro per Tarantino che calcia di prima intenzione trovando Baikan pronto alla presa. Al 24esimo ancora Albadoro con la magia delle sue si libera degli avversari, cross per Tarantino il quale appoggia per la corrente Mezzavilla che tende di sorprendere Baikan senza fortuna. Break del Benevento al 28esimo con Banaiuti che si vola verso la rete delle Vespe ma Colombi è attento. Al 36esimo doppia occasione per Pitarresi che da ottima posizione spreca la possibilità del vantaggio delle Vespe. Inizia la ripresa con gli stessi umori del primo tempo. Al primo del secondo tempo Bueno su cross di Zito impegna severamente Colombi. Il vantaggio del Benevento arriva al sesto del secondo tempo con Pittori che su punizione complice una barriera stabilese non all'altezza trafigge l'incolpevole Colombi. Dopo due minuti Bonaiuti da buona posizione per un niente non riesce a centrare lo specchio della porta. Al 15esimo del secondo tempo la palla arriva in area sanita, Pacciardi nel tentativo di liberare serve involontariamente Raimondi che viene steso in area da Ciampi. Rigore per le Vespe, su dischetto va lo specialista Corona che realizza la rete del pareggio. Al 28esimo del secondo tempo Clemente tende di riportare in vantaggio il Benevento, ma sul suo tiro trova lo strepitoso Colombi che devia in angolo. Sull'angolo successivo batte e ribatte in area sabese, la palla arriva a Bueno che calcia a lato. Al 33esimo del secondo tempo, ultima azione degna di nota della partita. Clemente alla distanza prova a sorprendere il portiere Stabise, ma il suo tiro termina la corsa sul fondo con Colombi che controlla la traiettoria. Dopo 3 minuti finisce la partita. Tra due settimane tutti a Romeo 20, dove ci sarà di scena il primo atto dei playoff tra Juve Stabia e Benevento.